La Calabria finisce da lunedì come previsto in zona gialla, dove raggiunge Friuli Venezia Giulia e provincia di Bolzano, e quanto emerso dalla tabella degli indicatori decisionali vagliati dalla cabina di regia per il monitoraggio settimanale, la Calabria ha superato tutti e tre i parametri che portano al cambio di colore: l'incidenza a 119 contro un limite di 50, i ricoveri ordinari 16,8% contro un limite del 15%, e le terapie intensive 11,8% contro un limite del 10%. Con questi dati la zona gialla automatica cambierà poco, perché le restrizioni riguardano solo i non vaccinati e torna l'obbligo di mascherina anche all'aperto, ma questa misura l'abbiamo già reintrodotta qualche giorno fa. È giusto però che i calabresi prendano coscienza del fatto che, con un sistema sanitario fatiscente come il nostro, dobbiamo stare più attenti degli altri, ha commentato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. Non ci demoralizziamo, anzi il cambio di colore è un incentivo per migliorare. Avanti nell'attrezzare nuovi posti letto Covid, nuovi posti in terapia intensiva e avanti con le vaccinazioni. Tuteliamo la salute dei calabresi e le attività economiche, ha concluso Occhiuto. La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo, ha parificato il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020 della Regione Calabria, chiedendo i correttivi necessari alle criticità emerse. L'emergenza sanità, con un deficit dichiarato totalmente inattendibile, probabilmente ampiamente sottostimato, e con consistenti risorse stanziate dallo Stato per affrontare il Covid-19 ancora non utilizzate, l'effettiva consistenza di alcuni crediti, la consistente presenza di pignoramenti sul fondo cassa. Sono queste alcune delle principali criticità che la sezione di controllo della Corte dei Conti ha individuato nella relazione per il giudizio di parifica del rendiconto 2020 della Regione Calabria. Il giudizio di parifica si è svolto a Catanzaro, nella sede regionale della magistratura contabile, alla presenza del presidente della Giunta regionale Occhiuto e del presidente del Consiglio regionale Mancuso. La relazione introduttiva è stata letta dal presidente della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, Rossella Scerbo, mentre la requisitoria è stata letta dal procuratore regionale della Corte dei Conti, Maria Aronica. Una relazione impietosa, perché rappresenta la relazione di inizio mandato, così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha definito, parlando con i giornalisti, la relazione della sezione di controllo della Corte dei Conti della Calabria nel giudizio di parificazione dell'esercizio finanziario dell'ente del 2020 al quale ha preso parte. In poco più di un mese, ha aggiunto, il mio governo ha cercato di risolvere una serie di criticità, a iniziare da quelle sulla sanità e assegnandosi il compito di riformarla, accertando nel debito mai accertato finora. Ho proseguito con la riorganizzazione delle partecipate, ne ho messe in liquidazione due, il Corap e l'Afor, anche per evitare che si ingenerasse ancora quell'enorme contenzioso che pesa come un macigno sul bilancio. E sull'emergenza sanità, queste le dichiarazioni di Roberto Occhiuto. Guardi, io non cerco alibi, ora sono io a governare la regione, la sanità, e quindi mi assumo tutte le responsabilità della mia funzione. Certo, andiamo in zona gialla perché abbiamo una rete ospedaliera fatiscente, e come sai in questi giorni stiamo lavorando all'aumento dei posti di terapia intensiva. Si può fare soltanto organizzandoli in maniera più efficiente, perché mancano gli anestesisti, mancano i rianimatori. E quindi, fin tanto che non ci daranno la possibilità di assumere anestesisti e rianimatori, già difficili da assumere nelle altre regioni perché mancano, avremo delle difficoltà. Costerà circa 500 milioni di euro il nuovo tratto Sibari-Corigliano-Rossano della statale 106 Ionica, presentato dall'ANAS nel corso di una conferenza stampa, a cui è seguito un sopralluogo organizzato nelle aree di cantiere del terzo megalotto dell'arteria. Il progetto illustrato interessa i comuni di Cassano allo Ionio e quello di Corigliano Rossano. L'intervento prevede il raddoppio della carreggiata della SS 534 degli Stombi, dall'attuale punto terminale fino all'innesto della nuova SS 106, in corrispondenza all'attuale svincolo per Cassano allo Ionio, mediante la costruzione di una strada di tipo extraurbano principale tipo B, a due carreggiate separate con due corsie per senso di marcia, per uno sviluppo complessivo di circa 30 km. Il tracciato illustrato, rispetto a quello originario del megalotto 8, è più spostato verso la costa e consente l'eliminazione delle 23 gallerie presenti sul precedente tracciato, oltre ad una sensibile riduzione dei viadotti limitati allo scavalcamento delle fiumare e dal superamento delle zone a rischio idraulico, nonché gli abitati di Corigliano Scalo e Rossano Scalo. Oltre al rifacimento dello svincolo di Cassano Ionio, di innesto del nuovo tracciato, l'intervento proposto prevede, procedendo in direzione sud, complessivamente 5 svincoli: Corigliano Nord, Corigliano Centro, Corigliano Vecchia, Rossano Nord e Rossano Sud.
È morto la notte scorsa in ospedale di Cosenza Antonio Trotta, il commissario capo della polizia colto da un malore domenica scorsa mentre era in servizio. Trotta, 34 anni, era in servizio alla divisione anticrimine della questura di Catanzaro. Domenica pomeriggio ha avuto un aneurisma mentre era impegnato in servizio di ordine pubblico nell'operazione di prefiltraggio dei tifosi del Foggia in arrivo a Catanzaro per la partita di calcio di Serie C tra pugliesi e calabresi. Il commissario capo era crollato a terra nei pressi della galleria San Sinato di Catanzaro ed era stato soccorso da un tifoso foggiano e da un agente del reparto mobile. Trotta, che aveva subito anche un arresto cardiaco ed era stato portato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Cosenza, lascia la moglie e una figlia. Continua l'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Calabria, dove si registrano temperature basse accompagnate da pioggia e neve. Proprio a causa delle intense nevicate sull'altopiano silano si sono verificate cadute di alberi che hanno interessato anche alcune strade. Particolarmente delicata, secondo quanto comunica l'ANAS, la situazione sui tratti in quota all'interno dell'area parco della Sila sulle strade statali 108 bis Silana di Cariati e 107 Silana Crotonese. Il personale dell'ANAS sta operando per la pulizia della sede stradale supportato dai vigili del fuoco. In particolare, nel corso della nottata, sulla strada statale 107 Silana Crotonese si è reso necessario procedere a una chiusura tecnica tra Spezzano della Sila e Silvana Manzio per consentire soprattutto le necessarie verifiche delle piante di alto fusto, potenzialmente a rischio caduta. A Campotenese, nell'hub turistico polifunzionale Catasta, nel corso di una cerimonia pubblica, il Parco Nazionale del Pollino ha voluto tributare a Michelangelo Frammartino e a Giovanna Giuliani un riconoscimento di stima per aver raccontato al grande pubblico, nel film Il Buco, le bellezze del parco e in particolare dell'abisso del Bifurto. Il film, che ha ricevuto tra l'altro il premio speciale della giuria alla 78ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di Venezia, è ambientato nell'Italia degli anni 60. Io devo ringraziare Antonio La Rocca, grazie al quale noi abbiamo conosciuto il Bifurto, grazie al quale abbiamo scoperto la storia della sua prima esplorazione e quindi siamo risaliti al 1961, l'acme del boom economico in cui questi piemontesi che venivano proprio dalla massima manifestazione del boom economico invece scelgono di scendere al sud, nell'entroterra, abbandonato da tutta l'emigrazione che sale al nord. Riportano un record che però è rimasto segreto fino all'uscita di questo film, è qualcosa che non è entrato nella cronaca ufficiale e che adesso finalmente ha la sua giustizia, perché quella era la terza grotta più profonda al mondo nel 61. La nostra guida è stata Nino La Rocca, che è il più grande speleologo calabrese. Eravamo in ottime mani e Nino ci ha insegnato le tecniche. E il primo anno è stato difficile, ha regnato la paura, ma poi con questa guida straordinaria abbiamo trovato il nostro ritmo. Siamo stati in grotta più di 3 anni per imparare a starci, per avere la tranquillità necessaria, perché lì sotto poi bisogna prendere delle decisioni, bisogna essere sereni. E poi devo dire che i 4 mesi tra organizzazione e riprese invece sono filati veramente lisci. Michelangelo Frammartino e Giovanna Giuliani, nel corso della cerimonia, hanno ricevuto anche la cittadinanza onoraria dei comuni di Cerchiara di Calabria e San Lorenzo Bellizzi, consegnata dai sindaci Antonio Carlo Magno e Antonio Cersosimo. Sabato pomeriggio in programma la sfida di calcio di Serie B tra il Pordenone ed il Cosenza. Ma è allarme in casa Pordenone, in quanto la società friulana ha comunicato che dopo quelli di alcuni giorni fa sono stati riscontrati ulteriori casi di positività al Covid-19 all'interno del gruppo squadra. La società, d'intesa con le autorità sanitarie, ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo FIGC, tra cui un nuovo ciclo di tamponi nella mattinata di sabato per calciatori, tecnici e collaboratori in vista della gara casalinga che si svolgerà allo stadio Teghile di Lignano Sabbiadoro contro il Cosenza. Il club friulano, nel rispetto della privacy degli atleti coinvolti, non ha voluto diffondere il nome e il numero esatto dei positivi. Intanto la gara segnerà il ritorno sulla panchina rosso-blu di Roberto Chiuzzi, che, ironia della sorte, ricomincia proprio da dove aveva concluso. Proprio lì, infatti, il Cosenza perse lo scontro diretto contro i friulani, che decretò di fatto la retrocessione in Serie C del Cosenza, poi ripescato a fine agosto.
sabato pomeriggio alle ore 14.30, anticipo della giornata in Serie C, raggruppamento C, Campobasso Catanzaro, prima trasferta per il nuovo tecnico giallo-rosso Vincenzo Vivarini. Questi ha convocato 22 giocatori per la sfida di domani in Molise. Il tecnico ha recuperato Martinelli, che sarà disponibile. Dovremo cercare di avere da subito la nostra identità, cercando di proporre il nostro gioco, ha detto Vivarini, che ascoltiamo. Aspetta una partita dura per noi, perché loro è una squadra molto vivace, molto esuberante, tanta corsa, tanta gioventù, quindi di conseguenza noi dovremmo essere molto concentrati a non concedere situazioni positive per loro, e quindi ci vuole grande attenzione, perché comunque per noi è importante tornare a casa con un risultato importante, e quindi di conseguenza si farà di tutto per ottenerlo. Sì, lì abbiamo provato, ma come ho detto la settimana scorsa, è importante che io in questo momento qui conosca il più possibile tutti i giocatori, quindi di conseguenza queste assenze mi permettono di valutare, diciamo, altre caratteristiche, altre situazioni che possono essere poi importanti per la crescita di questa squadra. Proprio perché in questo momento qua la squadra ha bisogno di indicazioni, ha bisogno di soprattutto di ricercare l'ordine, di ricercare le posizioni giuste, quindi deve stare molto concentrato. Sì, ogni partita ha le sue attenzioni da dare, sicuramente si cambierà diciamo, atteggiamento, si cambierà diciamo, alcuni aspetti tattici, perché è chiaro che abbiamo altre caratteristiche da affrontare, e quindi l'abbiamo preparato in questo senso. Infine, una battuta su Martinelli, sarà della gara? Martinelli ha ripreso, ha fatto gli ultimi due allenamenti, come lo stesso discorso ha fatto Gatti. Ci abbiamo caratteristiche diverse, perché io ho avuto la possibilità di vedere Gatti in azione, che ha fatto una buona partita, con qualche, diciamo, indecisione, come è normale che sia, perché chiaramente chi osa è chiaro che può anche sbagliare. Quindi di conseguenza la scelta la faremo sicuramente domani.